Ed eccolo qui, ragazzi, un primo raptor trovato, finalmente. Signori, signori, sì, sono arrabbiati, sono arrabbiati! Ciao a tutti, ragazzi, qui è Fortegamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi, ragazzi, novità. È uscita la patch 16.10, che ha portato diverse cose all'interno di Fortnite. La prima, ed è anche probabilmente la più interessante, è stata l'aggiunta dei raptors, ovvero di questi piccoli velociraptor, più o meno, all'interno di Fortnite. Li scopriremo quando andremo a giocare poi il game. Intanto, però, vi voglio parlare degli altri aspetti un po' più tristi di quelli che hanno fatto. Ci sono stati anche alcuni nerf alle armi, ed in particolare è stato nerfato il Primal Shotgun, quindi il fucile a pompa ripetizioni, insomma, dato che è stato diminuito il suo fire rate, ovvero quanti colpi spara al secondo. Direi di non perderci ancora in chiacchiere. Prima di iniziare col game, voglio solo ricordarvi di inserire all'interno dell'item shop il codice creatore forte, così come vedete in alto, oppure così come vedete a schermo. Accettate, e da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, non perdiamoci ancora in chiacchiere. Andiamo in game. Ok, a parte anche alcuni accorgimenti grafici che hanno fatto, perché la mappa mi sembra molto più colorata e io non ho cambiato nulla nella saturazione o cose simili, la zona in cui mi hanno consigliato di andare per trovare i raptors è Weeping Woods o comunque lì nei dintorni. E tra l'altro vorrei provare anche i Primal Shotguns, ragazzi, per vedere quanto li hanno nerfati, perché sono molto curioso di vedere come le hanno cambiate, ma probabilmente rispetto a prima faranno molto più schifo. Scusami bro, non avrei neanche voluto, ma è stato un riflesso spontaneo. Non ho fatto in tempo a fermarmi che l'avevo distrutto, poverino. Bro, siamo best friend, scusami, non lo faccio più. Perdiamo tempo, ragazzi, che il nostro obiettivo è trovare i raptors comunque. Ok, il fucile a pompa ce l'abbiamo qui. Mi faccio prima la pozza grande e poi proviamo un po' a sparare. Vediamo un attimo, raga. Ok, la differenza si sente. Mi aspettavo di peggio. Bisogna vedere se hanno fatto anche qualcosa al danno, ma non credo. Eliminare questi lupi potrebbe tornarmi utile, perché ho visto che i raptors possono essere ammaestrati o comunque possono essere curati con proprio le parti di carne. Quindi credo che ci toccherà eliminarli. Per esempio, guardate, ragazzi, per fare il primal rifle, come vi dicevo, servono più materiali rispetto a prima. Ora serve sia l'assalto, ma anche 6 pezzi di ossa invece che 4. Invece questo Hunter's Cloak serve per avvicinare ai raptors senza essere attaccati. Va bene anche con tutti gli altri tipi di animali, ma comunque direi di craftarlo. Ed eccolo qui, ragazzi, un primo raptor trovato finalmente. Cavolo, è davvero figo. Io ho paura di avvicinarmi perché non ho capito bene come funzioni, no? Però sicuramente devo utilizzare questo oggetto, perfetto, in modo che io ora non sia tipo attaccato. E per ammaestrarli devo tipo avvicinarmi e toccarli. Esatto, tame, che in questo caso, vabbè, possiamo tradurlo come ammaestrare, poi permettetemi la traduzione un po' così. No, tizio, e c'è qua. La safe, ragazzi, li distrugge. Infatti credo che non riusciremo a portarcelo con noi. Dai, che show questa bella costoletta. Mano, no, rip. Ripperotti, guardatelo, guardatelo. Ti pareva? L'unico amico che mi faccio. Crepa. Bro, e tu da dove sei uscito? Qua l'abbiamo sparato in due, poverino. Cavolo, ma come lo raggiungo? Si è cominciato a muovere per la safe, giusto? Voglio provare un po' il fucile a pompa. Ma vedo se riesco. Voglio prima però eliminarlo un po'. Esatto, fagli un po' di danno, perché se non è più forte come una volta va a finire che ce vado male io poi. Brother, basta, mamma mia. Modifichi? Grazie, bella. Pozze piccole, non ne ha... Oh, questo che c'aveva qua? Madonna, mi stavo spaccando. Un altro tizio di fronte. Questo mi sente? Ma palesemente mi ha sentito. Io devo correre in safe, che sono mezzo morto. Ci tocca una bella nuotata fino in safe, eh. Sì, vabbè, ma che è qua, raga? A sagra proprio dei tryharder. Madonna di Dio, che panico. Vabbè, ok, avrei dovuto sentirlo. Secondo tentativo, ragazzi. Ciao, brother. Bella, brother. Allora, la prima cosa che ci serve sono le ossa per craftare l'oggetto che ci permette di avvicinarci ai nemici senza essere menati. E infatti, raga, io già ne sento un paio. Là già sta un raptor, però sono certo che se mi avvicino la piglia male e comincia a menarmi, sicuro. Ne sono due addirittura. Ok. Signori, signori, sì, sono arrabbiati, sono arrabbiati. Scappiamo, non voglio eliminarli. Oddio, non ci credo, mi sono buggato. Vabbè, mi sa che devo eliminarli, raga. Scusatemi, signorotti. Oh, ma fate male. Alla faccia. Ah, grazie alle ossa. E quasi quasi le prendo da voi. Le prendo da voi e poi le riutilizzo con altri. Se mente imprenditoriale, ragazzi. A raptor. Stavolta che la safe non sta da noi, gentilmente te fai eliminare. Addomestichiamolo un attimo. Perfetto, sei fantastico. Ok, ce l'abbiamo. Ora voglio vedere se riesci un attimo a farti eliminare. Cioè, meglio, a eliminare qualcuno. Ma non ci posso saltare sopra, no? C'è un modo per cavalcarli, raga? Io credo di sì. Tipo, devo craftare una sella. Oh, sì, nuota, nuota. All'inizio pensavo di no. Ok, nuota, nuota, a posto. Oh,
Cavolo. Ok, 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 ok. Primal shot, cioè primal rifle, ok. Ok, ce l'ho. Dovrei averlo fermo teoricamente. Ok. Ah, non mi ha colpito? Com'è possibile? Mi stanno sparando lui che cammina. Frate, fai un casino incredibile, basta. Nammo? Ma devo per forza avere la carne in mano per portarmelo via. Su, andiamo. Se non mi segue non mi interessa, lo lascio indietro. Ah, sta un altro là, un altro raptor là. Un attimo solo che da maestro. Bella per te, brother. Vieni, vieni. Fermo, fermati, dove vai? Ok, ne abbiamo due, perfetto. Tranquillo, bro, non ti tradirò mai. A meno che tu non resti in safe in quel caso. Ah, posso addomesticare tutti questi animali? Ma serio, faccio lo zoo, frate? No, e i lupi li devo per forza addomesticare. Vemenate? Vemenate? No, non vemenate, non c'è bisogno. No, si stanno iniziando a menare, io lo sapevo. Cavolo, forse il massimo di animali è 4. Probabilmente sì. No, no, calmo. Ok, abbiamo capito come funziona. Ho capito come funziona. Il massimo di animali è 4. Il massimo di animali è 4, ragazzi. Questo seriamente non mi ha visto? Come mi ha fatto a non vedermi? Scusatemi. Oh, brother. Ma è un joke? No, mi ha visto. Madonna di Dio. Ma dai. Ma qua siamo nell'età della pietra, questo era uscito praticamente da un armamentario militare. Allora, stavolta voglio andare a The Spy perché voglio verificare due cose. La prima è che Velociraptor spawnino in tutte le zone primal, non solo ovviamente in quella in cui siamo stati a Vivi Woods, perché devo controllarlo. E poi anche per provare il Primal Shotgun ora dopo l'aggiornamento, perché voglio vedere quanto effettivamente l'hanno nerfato. Secondo me molto poco, però voglio verificarlo con voi. Ma cosa? Ok, scusa, un po' l'infamata, ma dovevo. Vai, finisci di rifiatarla, vai, 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 non ti preoccupare, brother. Mi spiace per te, scusami. Ma prima ci ho fatto la stessa fine. Ok, ora andiamo alla ricerca di qualche animale. Creiamo l'oggetto che serve per addomesticare gli animali. E poi dovrebbe essere tipo fatta, più o meno. Io voglio cercare in questo game almeno di finire con un animale addomesticato ancora in vita. È tipo folle, perché non solo devo proteggere me stesso, ma anche l'animale, praticamente, dato che non aiuta. Però non è così folle come idea, dai. Ok, creiamo un attimo l'oggetto. Non lo voglio già indossare perché dà molto fastidio quando si fight, ragazzi, se ce l'avete ancora addosso. Ah, tra l'altro... Ah, ne approfitto, grazie. Fino, ma... sì, ma che ci frega. Sono delle galline... Ma posso addomesticare le galline? Voglio addomesticare una gallina subito. Oddio, raga, a dirla tutta è vero, nella zona qua intorno a The Spire io tutti questi animali non li ho visti. Proviamo a tornare a Vivi Woods e vediamo se lì ne troviamo, ma a sto punto credo di sì, credo che Vivi Woods sia una delle zone in cui più si trovano. Ok, ragazzi, lì c'è un raptor, direi di avvicinarci. Poi appena abbiamo fatto ce lo leviamo, non ha senso tenerselo. Sei bello, non ti sei cucciolo, vieni, dai, mi fa il cazzo. Un tumo palese, si bugga di nuovo e non riesce più a raggiungermi, fa la stessa cosa di prima. Allora, bro, in safe, no, no, qua, bravo, in... safe. Vediamo quanti ne posso addomesticare. Io prima mi è sparso che ne potessi addomesticare al massimo 2. Però mo provo di nuovo con 3. Vediamo che succede. Poi dobbiamo correre, altrimenti li perdo di nuovo. Allora, addomesticato 1. Perfetto. Avviciniamo 10 all'altro prima che iniziano a menarsi. Quanti sono? Ora sono 3. Ora me ne fa tenere 3. Già mi si è praticamente bloccato un raptor. Ah no, è ripartito, ok. Ah, ma dai. Dove? Ah, qua. Questo se l'è perso proprio. Ok, parlando appunto di sta roba epica, ce l'abbiamo. Grenade Shockwave Bow. E me lo levo al posto del P90, al posto del P90. Però ora vorrei curarmi. Come mi curo? Ragazzuoli, però dobbiamo andare. No, Dio santo, no. No, perché? Perché? Fa più rumore ora lo Shockwave Bow. Molto più rumore. Ma meno male che l'ho raccolto lo Shockwave. Sai, altrimenti sai come stavo ora. Là stanno fightando e vabbè, lasciamoli fightare, però... Questo tizio che stava qua me lo vorrei provare a eliminare. Ma cosa? Sto dicendo clippatela però. La situazione si fa un po' più critica e credo che dovremmo mollare anche l'oggetto per addomesticare gli animali, tanto ormai siamo verso l'endgame. Ora come ora col peperoncino e quest'arma sono tipo un ariete, più o meno, è un ottimo paragone. Ma io ho finito i materiali. Ah, stonks. Madonna di Dio, non ci credo. Io ero convinto al 400% che questo fosse il boss. Per come si è teletrasportato, io non sto scherzando. Il boss è ancora in vita e quel tizio sta scappando palesemente. Carino. Si sta avvicinando troppo. Stammi lontano, boss, grazie. Dai, per quanto...
Vabbè, sopravvissuto credo al miracolo, tipo. Ok, finalmente la safe si chiude su Vivi Woods, quindi posso un attimo tentare a prendere qualche animale in più. Uno, calmi, non c'è bisogno di picchiarsi l'un l'altro e... No, no, ti prego, lascialo stare. No, non vi menate, ma perché? Dammi il tempo! Cavolo, che non lo sopporto sta cosa. Quasi quasi, l'oggetto qui per gli animali me lo levo. E mi porto la pozza grande, tanto ormai... Fortunatamente è scarso, dai. Forse no. Devono venire entrambi in safe. E questa è sia una buona che una cattiva notizia. Psaman! Ho clappato, pure lui c'aveva il pompa leggendario, però ti è andata bene. Ok, quindi boys, l'aggiornamento 16.10 l'ho apprezzato. I raptor, almeno per il momento, a meno che io non mi sia perso il fatto che si possono cavalcare, sono un po' inutili, hanno aggiunto semplicemente degli animali all'insieme di quelli che c'erano già prima. Per quanto riguarda invece il nerf del Primal Shotgun, io forse ho giocato la modalità sbagliata, ma io non l'ho visto tanto. Del resto ragazzi, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanella. E poi raga, mi trovate un po' su tutti i social, Instagram, TikTok e anche sul sito Viola a fare gli streaming quando capita. Che dirvi boys, noi ci becchiamo alla prossima.